Questa stanchezza paradossalmente a noi ci dà forza. Questa stanchezza paradossalmente a noi ci fa urlare. Mamma Anna e mia zia e Giacomo Casella e suo figlio. Mia zia Anna ha 75 anni, vive da sola e vedova, e mio cugino Giacomo è un ragazzo autistico di 41 anni. Io ho un figlio di 8 anni, si chiama Vinicio, e ha una tetraparesi spastica, un'epilessia farmacoresistente. Mi chiamo Laura, siamo di Codogno, abbiamo una ragazza con sindrome di Down, spettro autistico, un comportamento che sfocia in angoscia barra psicosi. Sono la mamma di Camilla, 9 anni, viviamo a Milano. Siamo qui oggi semplicemente per dire abbiamo bisogno d'aiuto, solo bisogno d'aiuto. Sono a casa carcerati da 4 mesi, non possono uscire. Mia zia si sta ammalando, ma si sta ammalando seriamente. Mio cugino è peggiorato. Arrivato il lockdown, quei pochi progressi che eravamo riusciti ad ottenere sono stati tutti letteralmente spazzati via. La Marca si chiude perennemente in camera sul letto, mangia sul letto, sta tutto il giorno col telefono e chiama qualsiasi contatto le venga in mano davanti al telefono, quindi anche i nostri capi, piuttosto che se trova un numero di telefono dei referenti dell'assistente sociale, lei parla con tutti. E noi ci alterniamo in questo momento da febbraio, io e mio marito, mezza giornata lavoriamo, mezza giornata assistiamo mio figlio e ci scambiamo il ruolo, con tutto quello che ne consegue a livello di esaurimento, a livello di distruzione anche dell'equilibrio familiare. Alla fine rischiamo di essere esauriti anche noi e di diventare anche noi un problema sanitario. Questo significa tutelare la salute dei cittadini, anche la nostra! Noi siamo qua oggi perché le continue delibere sia del 26 maggio che del 10 giugno continuano a non aver risolto i nostri problemi. I centri diurni e semiresidenziali per disabili non riescono ad aprire con queste modalità, con questi protocolli che hanno stabilito la Regione, tra l'altro in notevole ritardo rispetto al DPCM del Governo. L'assistenza domiciliare integrata è assolutamente stata dimenticata. Tutti i bambini e ragazzi, e sono migliaia che vengono assistiti a casa, continuano a non avere né dispositivi di protezione alta, quindi perché alcuni bambini hanno bisogno tracheo, pega, hanno bisogno di camici, hanno bisogno di guanti, hanno bisogno di mascherine FP2, eccetera, e soprattutto non vengono, gli operatori che vengono a casa non vengono testati. Di zia Anna ce ne sono tante, ci sono le nonne, le sorelle, i figli, i fratelli, non fa niente nessuno, scriviamo, telefoniamo alla Regione, chiediamo, è un continuo palleggiare di responsabilità. Durante il lockdown più estremo siamo riusciti a ottenere solo una passeggiata con giustifiche da parte di medici. Per un adolescente quindicenne con sindrome di Down, ripeto, spettro autistico, un comportamento che mi sfocia in angoscia barra psicosi è veramente deleterio. Ascoltate le famiglie, ascoltate le persone con disabilità, sono loro che vi possono raccontare di cosa avete bisogno. I soldi ci sono, non crediamo alla favoletta che non ci sono i soldi ci sono!